consacrati a Dio, sempre si guarda subito consacrati, consacrati religiosi, sacerdoti, invece sembra che la chiamata viene soprattutto ai fedeli, ai laici, alle persone che sono sposate e che sono chiamate all'opera missionaria. Adesso una coppia sposata ci testimonia. Dopo la conversione a Međuguria una parte della loro vita hanno consacrato ai bambini più poveri di Uganda. Loro allora hanno fatto alcuni progetti umanitari, in modo particolare per i bambini portatori di handicap. Lavorano al pastore dei giovani e accettano i volontari da tutte le parti del mondo. E questa sarà la loro testimonianza, testimonianza della loro vita e l'invito a tutti voi. Adesso chiamo Giorgio e Marta Scarponi. La loro testimonianza potete seguire direttamente dall'altare senza le radio. Ciao a tutti. Oh, siete tantissimi, bellissimi, anche coraggiosissimi sotto questo sole. Non potete immaginare quanto avremmo voluto portare con noi i nostri ragazzi, i nostri adolescenti e i nostri bambini con disabilità, sognerebbero di essere qua con voi. Ma io se non fosse per portarvi un po' anche delle loro vite non sarei di qui davanti a voi. Guardate, mi tremano le mani, quindi... Ma io sono qui, in realtà, per rappresentarvi la vita di loro. Non sono qui per me stesso, mi prendono le mani.

poi siamo cresciuti insieme, siamo stati migliori amici, ci siamo fidanzati e poi sposati. Smo smo mladici, dievojka, se i e adesso Dio ha operato il grande miracolo perché siamo responsabili dell'apertura di una nuova missione in Uganda per conto dei frati minori francescani. I gospodin je napravio jedno veliko djelo preko nas. Otvorili smo jednu misionarsku kuću uh, pri zajednici manje braće u gandi. Gli applausi sono per Dio, non per me. A ovaj pljesak ide Bogu. Bene, io vorrei passarvi due punti della mia esperienza di vita, condividerli con voi, e sono I, questi. Ja bih s vama želio podijeliti dvije važne točke moga života, a to su... Uno, come sia importante nelle nostre vite avere il coraggio di dire di sì Ha delle domande grandi, ha delle domande ricche di significato per le nostre vite. E la seconda cosa è il più grande dono che Dio ha fatto ai ragazzi dell'Occidente ed è la possibilità di poter prendere le nostre vite nelle nostre mani. I još jednu drugu stvar vam želim reći, to je jedan veliki dar koje, kojega je gospodin dao mladima zapadne Europe, zapadnog svijeta, a to je da mogu upravljati vlastitim životom. Bene, tanti anni fa, una brutta esperienza nella mia vita. Prije mnogo godina jedno ružno iskustvo koje se dogodilo u mome životu. Un po' per scelta oppure semplicemente capitato, ho deciso di abbandonare la fede, di allontanarmi completamente da Dio. Ma se anche io ho perso fiducia in Dio, mi sono accorto che Dio non aveva perso fiducia in me. E in quel periodo ho continuato a pregare. Senza attenzione, senza amore, ma ho continuato a fare una preghiera alla Madonna. E quella preghiera ha evitato che cadessi ancora più in basso e mi allontanassi ancora di più da Dio. Allora vi racconto anche questo episodio che mi è capitato in Africa forse un anno fa. Un anno fa?

ma guarda, in un certo senso noi cristiani che siamo sicuri che Gesù cammina con noi è come se conoscessimo il nostro futuro. Soltanto che non sempre ce ne accorgiamo mentre viviamo il presente, ma ce ne accorgiamo quando ci guardiamo indietro nel nostro passato, ci, siamo, ci accorgiamo di come Dio era con noi in ogni momento. Ali to ne prepoznajemo u ovom sadašnjem trenutku, tek u budućnosti gledajući unazad vidimo zapravo da je gospodin bio u tom trenutku s nama. E anch'io oggi riesco a comprendere il perché di tante fatiche e tante sofferenze in quegli anni senza fede, senza Dio. I danas razumijem zašto sam prošao veliku patnju velike napore u godinama u kojima sam živio bez Boga. Un altro piccolo aneddoto d'Africa è questo. Una sera tornando verso casa, verso la missione, abbiamo incontrato due bimbi. E ancora una aneddota che abbiamo provveduto in Africa. Uvece, quando ci siamo riavvicinati a casa, in missione, abbiamo incontrato Era una bimbera piccolina, cinque anni, era vestita di fiori, era bellissima e teneva per mano il fratellino maggiore. una e Chiaramente l'abbiamo salutata, ci tengono che ci si saluti, sono contentissimi quando un bianco li saluta. I naravno, mi smo ih pozdravili, oni su presretni kada ih netko pozdravi, posebno kad ih bijelci pozdravljaju. E la piccolina si je zbraćata, inizata a salutarci, a sorriderci, mentre fratellino non ci degnava di uno sguardo. I djevojčica je mahala rukama, srdačno namahala, pozdravljala nas, dok brat e, uopće se nije pomakao, niti nas pogledao. Allora in quel momento avvicinandoci a guardare perché quel ragazzino, quel bimbo non ci salutasse. E se da zashon, dieciak, ne želi abbiamo capito che era la sorellina minore che accompagnava a casa il fratellino cieco. Smo da je sestrica, stariega, brata. Non abbiamo potuto fare a meno di riflettere un po' su questo episodio che ci è capitato in quei giorni. I nismo mogli učiniti ništa manje nego razmišljati o tome što nam se dogodilo. I mi sono accorto che Dio ha agito proprio così nella mia vita. E io sam shvatio zapravo da se Bog ponašao upravo na takav način u mome životu. Mi ha preso per mano i e si è fatto miei occhi, mi ha accompagnato. Uh, on me uzeo za ruku i on je bio moje oči, on me pratio. Io ero un po' come quel bimbo, non sapevo dove stavo andando perché ero cieco, Io, che Però Dio nella sua piccolezza e oggi Papa Francesco direbbe nella sua tenerezza mi ha accompagnato per mano. Allora il primo invito che faccio a tutti noi giovani è quello di non avere paura di ascoltare quello che abbiamo nel cuore, non avere paura a prendere grandi decisioni. I prva stvar koju bih rekao vama mladima je da se ne bojite pratiti i slijediti ono što osjećate u svome srcu. Ne bojte se donositi velike odluke. Non avere paura avere dei grandi sogni. I nemojte se bojati imati velike snove. Un misionario kombonjano Martire ha scritto uh, missionario... Martire con Martire. jedan misionar mučenik je napisao kombonjanac... Uh. Ha scritto che una vita senza un sogno non può essere una vita felice. E poi ha aggiunto che male c'è a sognare di poter far felice tutta l'umanità. Allora io vi invito, andate nella natura, in un bosco, sdraiatevi su un prato e guardate le stelle. I onda želim vam reći, idite u prirodu, u šumu, lezite na uh, livadu i gledajte zvijeze. E chiedetevi che senso ha la nostra vita. I upitajte se, koji je smisao našega života. E chiedetevi cosa può rendere la nostra vita ancora più felice. O I veramente u... felice. Upitajte se, što moj život može učiniti još sretnijim ili zaista sretnijim. Zaista sretnim. Bene, torno alla mia storia. Io ero caduto, ma poi, senza fede, un giorno ho trovato una locandina che proponeva un viaggio a Međugorje. Non so perché è rimasta nel mio borsello, ma tre giorni prima dell'inizio del pellegrinaggio ho provato a telefonare. Uh, scusa Giorgio, se ti ah, girio, scusami, ti sento, sì, scusa. ho provato a telefonare il numero che era sulla locandina tre giorni prima che partisse il pellegrinaggio. Uh, dakle, tri dana prije nego je hodoća, se trebalo krenuti, io ja sam okrenuo broj che è bio na tom Rimaneva un posto sul pullman e sono venuta a Međugorje per la prima volta. un io ja sam prvi put tako došao a Međugorje. Mi è bastata un'ora, una confessione, una celebrazione eucaristica e un'adorazione la sera. Che ho fatto una promessa e ricordo ancora dove stavo camminando in giro qui, ho promesso a Dio questa cosa. E ricordo molto bene dove sono andato e Dio mi ha obbligato la prossima

Jednog dana, Mauriša, djevojčica u Africi, je došla vrlo tužnog lica k meni. Ci un'ora per capire che cosa le fosse accaduto. Trebalo mi je bio mi je potreban sat vremena da shvatim što se dogodilo. Quando ho capito, le ho detto, ho capito, hai perso la calcolatrice che regalato. I kad sam shvatio što se dogodilo, rekao sam, a da, razumijem, izgubila si kalkulator koji sam ti ja darovao.

Ho capito grande, questo grande dono che Dio ha fatto ai giovani dell'Occidente. I ragazzi, i giovani, gli adolescenti in Africa non hanno la possibilità di prendere la loro vita nelle loro mani. Ma è la vita che sceglie per loro. Invece, noi giovani d'Occidente, possiamo Abbiamo la grande libertà di poter scegliere che cosa vogliamo fare delle nostre vite. Ed è a questo che Dio ci responsabilizza. Così, in quel periodo a Meggiugori, e senza Meggiugori, probabilmente io e mia moglie, io e Marta non saremmo sposati, e né io e né Marta forse saremmo missionari. Se non fosse venuti non ho capito, se non fossimo venuti a Međugorje, dai ai Marta, noi siamo do'sù a Međugorje, tai put, sigur no se nebi bile vjenčali e nebi postali muži žena. Perché io amavo due persone. E realsam voleo due osobe. Una era Gesù e una era Marta. Jesus e Marta. Però come vi ho detto negli episodi, avevo paura di dire dei sì importanti nella mia vita. I kao što sam već prije rekao, jako me bilo strah reći one važnje, u važnim trenucima da. ja e avevo paura di prendere la mia vita nelle mie mani con I bojao sam se uzeti svoj život u vlastite ruke i imati tu odgovornost. Così il 2 agosto una sera ho portato Marta sulla collina del Pobdro e gli ho chiesto di sposarmi. I tako jedne večeri drugo kolovoza odveo sam Martu na brdo u kazanja i zaprosio sam je. Pitao sam je hoće li se udati za mene. E poi insieme abbiamo camminato e abbiamo deciso di partire e donare ali i primi anni almeno del nostro matrimonio in missione. I tako smo odlučili da hodamo zajedno i da prve godine našega braka darujemo misijama.

Ecco, bravo, niente, ci sono. Io questi sono i nostri contatti. Ho eh, nostri contatti. Uno è la mia mail e l'altro è l'indirizzo Facebook. uno eh, è il mio mail, a drugo è Facebook Adressa. Io cercherò di rispondere personalmente a chiunque di voi avesse il desiderio di incontrarci, di venire a trovarci o di venire a conoscere la provincia francescana che è molto grande in Africa. i ja ću nastaviti odgovoriti svakome osobno, svakome tko želi posjetiti nas, našu misiju i jako veliku Franjevačku provinciju u Gandi. Io se tempo. Io finito, se <laughs> Parlerò poco perché, appunto, so che non abbiamo tanto tempo, e soprattutto perché le gambe tremano. lo malo ci vuolam govoriti, znam da imamo tempo vremena i noge mi si tre su. Come vi ha detto Giorgio, noi ci conosciamo da tanto tempo, da quando eravamo giovani. Kao Giorgio rekao, mi se odavno poznamo, bili Giorgio parla della sua crisi di fede, ma non parla di quando a 14 anni parlava di cose che nessuno comprendeva, come la missione, Dio, il servizio. Uh, Giorgio vi ha parlato della sua crisi di fede, ma vi ha detto che ha parlato quando aveva 14 anni e nessuno ha capito, di slugenio, di missioni, di Dio. Io c'ero e ricordo che mi mandava in confusione molti di noi, io addirittura ogni tanto pensavo che fosse un po' matto. Io <laughs> uh, ja toga ricordo e pensavo a volte poludio. Invece il signore ha dimostrato che aveva già messo un seme nel suo cuore, nel nostro cuore, mettendoci vicini.

I sjećam se kad smo došli, na večer se ovdje slavila sveta misa i svi okupljeni oko oltara su pjevali Emanuel. Io senza capire davvero il perché ha ricevuto le caurestie ho iniziato a piangere. Ja, iako nisam razumjela zašto, počela sam plakati. Mi sono sentita voluta qui, accolta per iniziare un cammino insieme alla Madonna. Osjetila sam da me netko ovdje želio, pozvao da bi s Gospom započela jedan put. Oggi ancora piango e mi commuovo quando cantiamo questa canzone. Io uvijek danas plačem kad pjevamo tu pjesmu i ganuta sam. Međugorje ci ha aiutato insieme ai tanti incontri che abbiamo fatto, che il Signore ha messo sulla nostra strada ad educare il nostro cuore alla scelta che poi abbiamo fatto. Međugorje nam je jako pomoglo u odgajanju, u rastu našega srca, u izborima koje je gospodin stavljao pred nas u svemu onome što smo činili. Come ha detto Giorgio, non ci sarebbe questa missione se non fossimo insieme. Queste missioni, come ha detto Giorgio, non sarebbero se non ci fossimo insieme. Quando mi ha chiesto di sposarlo sul pobbero, mi ha detto, mi accuccio, perché se mi inginocchio forse la Madonna si offende. Cosa vuol dire mi accuccio? Mi piego. Quando <laughs> mi ha invitato al brdo di Kazania, mi ha detto, mi accuccio, non mi accoglierò davanti a te,

io Ricordo di aver passato dei periodi di grande paura. Da ogni volta che mi approcciavo alla preghiera chiedendo cosa fare vinceva sempre il terrore di dire sì. E ogni volta che mi avvicinavo a preghermi, a preghermi, di preghermi, a preghermi, a preghermi, a preghermi, a preghermi, a preghermi, a preghermi, di lasciare gli amici, tutte le certezze della mia vita, un lavoro che amavo tanto, il la, lavoro che amavo tanto, disabili che sono stati per me i più grandi maestri. E poi non so come, per che del Signore, abbiamo detto sì. E tanto, il lavoro che per grazia del Signore, abbiamo detto sì. Tante volte abbiamo sentito su questo palco parlare della provvidenza. Su questo palco abbiamo sentito tante volte parlare della provvidenza. Ma io era come se cercassi la parola sul vocabolario: cosa vuol dire provvidenza? Quando abbiamo detto sì, davvero, abbiamo ricevuto il centuplo. E oggi, 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 Quando abbiamo detto di sì, abbiamo sentito sulla nostra pelle cosa voleva dire provvidenza. E quando siamo to uh, zatražili, kad smo molili za providnost, na vlastitoj koži smo osjetili što je providnost. Quindi vi auguro di non avere tutta la paura che ho avuto io, ma di dire di sì a quello che Signore vi chiede. Ono što vam ja želim je da ne iskusite samo onaj strah koji smo mi iskusili, nego da kažete da gospodinu. Possiamo pregare insieme tre gloria al Padre. Uno per me, Marta, è la nostra missione perché abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Uno per il nostro provinciale in Uganda che si è aperto a questa esperienza e ora vive un impegno molto grande e per tutto l'ordine. dei frati francescani. I jedan slava ocu za našeg provincijala u gandi koji je otvorio svoje srce uh, tom velikom projektu i za svu manju braću. E uno per tutti voi e per tutte le vostre intenzioni che avete portato qui nei vostri cuori a Jedan slava ocu za sve vas i sve vaše nakane koje ste donijeli ovdje u Međugorje. Dio vi strabeni Neka vas Bog obilno blagoslovi. Hvala. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. C'acobiache na pochetku, tako i sada i vasa i uvieke viekova. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. C'acobiache na pochetku, tako i sada i vasa i uvieke viekova. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. C'acobiache na pochetku, tako i sada i vasa i uvieke viekova. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio no, e dello Spirito Sino, Santo. Sveto, Grazie. Grazie a